Lo ammetto, non ho saputo resistere. Dovevo metterlo, era anche in tinta con la maglia che ho oggi, quindi sappiatelo. Tanto siamo qui per celebrare gli wow del mese di giugno, quindi per una celebrazione direi che può andare e passerete anche il mio cappellino. Yeah! Bentornati sul canale. Allora, oggi festeggiamo i 10 wow del mese di giugno. Aug a tutta la tribù! Mi sono totalmente folgorata, cioè la maternità ha fuso gli unici due neuroni che mi erano rimasti. Comunque, aug a tutta la tribù! Tra l'altro, sapete che trovate tutti i link delle ragazze che fanno parte della tribù, perché siamo tutte ragazze al momento, ma non siamo mica chiuse. Se qualche uomo vuole essere dei nostri, su Instagram, su un blog, qui su YouTube, con i commenti, sentitevi liberi, sapete che la tribù è sempre lieta di accogliere nuovi membri. Questo mese ne accogliamo due nuovi, molto particolari. Uno è un canale YouTube, si tratta di Alessia ed è una booktuber. Andate a dargli un occhio. La seconda nuova partecipante alla tribù degli Wow è invece Arianna ed è una blogger che vive dall'altra parte dell'oceano, negli Stati Uniti. E quindi i suoi wow saranno un pochino più international. Ci parlerà di quello che le è piaciuto di là. Ora cominciamo con i miei. Dopo aver salutato tutta la tribù, dato il benvenuto a tutti, invitato chiunque volesse partecipare a questa ricerca delle 10 cose che vi fanno dire wow nel corso di ogni mese, vediamo che cosa è piaciuto a me in quest'ultimo mese. Allora, come sempre sono assolutamente in ordine sparso, ma cominciamo con il reparto trucco e bellezza, perché quando qualcosa in quel comparto ci fa dire wow, nel mio caso ci migliora la giornata, cioè se io uso qualcosa e mi guardo e dico wow, vuol dire che la giornata è cominciata bene. Questo mese abbiamo tre wow di bellezza. Primo wow di bellezza, un correttore, il correttore di Physicians Formula che si chiama Youthful Wear. Un correttore che cancella l'età. Vi spiego. L'abbiamo già visto, ne abbiamo già parlato sicuramente in un haul, ma ve ne ho già parlato anche da qualche altra parte, non mi ricordo. Ah, nella scatola rossa, se non l'avete ancora vista, non mi ricordo se va prima questo o prima quell'altro. Comunque ne parleremo in vari posti. Ha la doppia apertura, da una parte c'è il correttore liquido con l'applicatore tipo lucidalabbra, per capirsi, che io uso nella zona del contorno occhi. E l'altra parte che invece è lo stick di correttore che io uso sulle imperfezioni. Dopodiché è dotato di questo carinissimo roll-on che io uso per applicare, per diffondere, per sfumare e applicare meglio il correttore, per uniformarlo alla pelle. Ce la posso fare a trovare le parole. Wow, mi piace moltissimo. Non è esattamente low cost, costa 16 euro, non è poco. Però è doppio. Ha il doppio utilizzo perché io se ne trovo uno per le occhiaie, poi ho bisogno dell'altro per le imperfezioni e viceversa, raramente ne trovo uno che va bene per entrambe le parti. Questo è doppio, dura abbastanza anche se con questo caldo sfido a durare tanto, però non è male. Wow assoluto è Chance di Chanel, la versione rosa, ma non Chance il profumo, bensì la Hair Mist, quindi il vaporizzatore per capelli che mio papà mi ha portato dal viaggio a Malta. Lo amo perché? Perché è un profumo, è un modo per avere il profumo addosso anche senza spruzzarsi il profumo sulla pelle. Sapete che i profumi hanno all'interno una parte di alcol che può creare delle macchie se vi esponete al sole. E questa è un'ottima soluzione perché voi questa la spruzzate sulla testa, quindi è una hair mist sui capelli, però profumando i capelli vi profuma un po' anche, vi rimane anche poi un po' il profumo addosso, ovviamente non è che profuma soltanto i capelli. E mi piace moltissimo, è una bellissima coccola e il profumo è buonissimo, peraltro molto fresco, molto estivo, buono. Ultimo wow di bellezza è uno smalto, ma di una categoria di smalto, sono i pastelli, ma i pastelli molto chiari. In particolare ho usato questi due e mi hanno colpita entrambe per la qualità. Ho il dubbio che molto venga fatto dal top coat che sto usando, ma tant'è, mi sono durati entrambi più di 4 giorni, che per me è un record assoluto. Sto parlando del 101 Snow White, il bianco gesso di Sinful Color, 2,90 euro all'OVS. No, alla Coin. Da OVS secondo me costa, anche alla
Coin costava uguale, comunque insomma si trova in quel gruppo lì, OVS Coin, quindi potrebbe anche essere UPIM, se non sbaglio dovrebbe essere sempre lo stesso gruppo. E il giallo, il 4339 di Rimmel, della collezione di Rita Ora. Questo l'ho tolto stamattina e mi era durato quasi una settimana, e l'ho tolto stamattina perché mi si è sbeccato ieri sera aprendo il Napisan per fare la lavatrice. Racconti di vita vissuta, un bellissimo tono di giallo, un po' spento, pastello, perfetto secondo me anche sulle mani abbronzate. Non è il mio caso, ma sulle mani abbronzate secondo me questi toni qua sono bellissimi. E con la bellezza abbiamo chiuso. Siamo quindi al quarto wow, un quarto wow legato al mondo della moda, un accessorio, anche questo ve l'ho fatto vedere in un video haul recentemente, ed è la mia borsa corallo in finta pelle di Accessorize. Mi piace da pazzi, l'ho portata tutto il mese, nonostante il colore che per molti potrebbe sembrare, a molti potrebbe sembrare non facilmente abbinabile, io l'ho abbinata con tutto. Bellissima, pratica, comoda, a suo modo posh, un po' elegante, un po' carina, però con la tracolla, quindi molto comoda, abbastanza capiente, non troppo pesante, perché chiaramente non ci si può mettere troppa roba all'interno, la perfetta compagna di giornate qua in città per andare a fare una passeggiata, per uscire, che però va bene anche per uscire la sera, quindi senza bisogno di cambiare continuamente borsa, cosa che io facevo sempre, ora ho un po' meno tempo per farlo. Poi, quinto... 1, 2, 3, 4, quinto wow, queste che vi ho mostrato anche in questo caso in un haul da non molto tempo, le cuffie di Tiger che ho comprato su suggerimento di Letizia perché erano un suo wow del mese scorso, sono fantastiche, costano, non mi ricordo se 7-8 euro, le sto usando tutti i giorni, si sente molto bene, sono molto pratiche, me le porterò sicuramente al mare, le uso sull'iPad se devo guardare qualcosa per i fatti miei mentre mister marito guarda la televisione, sul computer se Gregorio dorme e non ho voglia di svegliarlo, non si sveglia in genere col rumore, ma magari non voglio rischiare, allora me lo sento con le cuffie, o semplicemente quando ho voglia di sentire qualcosa in cuffia invece che in cassa, ecco. Mi piacciono tantissimo, e poi scusate ma sono bellissime, cioè sono proprio un accessorio, proprio belle. Avevo dimenticato un preferito, un wow beauty, che è questo. Yves Rocher, la linea Jardin du Monde, è conosciutissima, io non li avevo mai provati. Ho preso questo alla carambola della Malesia l'ultima volta che erano in offerta 3 per 5 euro. Sono 200 ml, è una buona dose anche per le vacanze, nel senso che non è tanto ingombrante, ma prodotto ce n'è parecchio. Questo profumo è buonissimo. Fa ridere perché chiaramente è quello che in realtà è la carambola della Malesia, frutto a polpa gialla, cioè quel frutto estivo, sa di estate, è buono, è molto profumato sotto la doccia, non permane sulla pelle, ma per me che amo utilizzare anche creme profumate e profumi, preferisco avere un bagno schiuma che mi dà una bella sensazione sotto l'acqua, ma che poi non mi rimane troppo sulla pelle, in modo da poter usare altri prodotti profumati sulla pelle. Andata via la voce. Fantastico, cioè wow, se vi capita andate a snasarlo, e io per l'estate ve lo consiglio come bagno schiuma, o per l'inverno per sentirvi in estate anche volendo, è buonissimo. Uno wow non del ciccione, ma uno wow legato al mondo della cucina è la mia bevanda del mese, che torna ad essere il Carcadè. In estate io mi butto sempre sul Carcadè, lo bevo sia caldo che freddo, mi piace tantissimo, ne uso uno, quello che trovo al supermercato, in genere lo prendo in busta col filtro perché è più facile da fare e più pratico da usare, lo metto in infusione la sera, la mattina è pronto per la colazione, mi piace molto, è una bevanda rinfrescante, fa bene, è ricca di antiossidanti ed è buona, quindi perché no? E poi abbiamo due wow un po' misti di quelli che piacciono a me. Il primo wow è stata la prima vacanza di Gregorio, abbiamo portato Gregorio al mare 3 giorni in Versilia, se ci vediamo anche sui social networks le avete viste le foto di Gregorio al mare, oddio il mare non l'ha visto perché era troppo piccolo, avevo un mese e qualcosa, un mese e 10 giorni, quindi chiaramente non poteva vederlo, cioè non ce l'ho portato materialmente, però siamo stati in vacanza 3 giorni, in Versilia appunto, ed è stata una bellissima esperienza, la nostra prima vacanza in tre. Promosso, Gregorio è promosso viaggiatore, gli piace la macchina nel senso che dorme in macchina,
non si è fatto scombussolare dal cambio di location e quindi siamo pronti a provare l'avventura più grande che saranno le vacanze al mare in luglio e la montagna più avanti. Staremo a vedere. Altro wow, l'ultimo per quello che mi riguarda, perché sapete che il decimo è lo wow di Gregoria, è un wow legato a YouTube perché ho avuto modo di ricevere via mail le foto del matrimonio di Eleonora. Eleonora è una ragazza che mi segue qua su YouTube, che ho conosciuto grazie ai messaggi, che aveva avuto piacere di inviarmi dei prodotti non bio quando lei è passata al bio. Ecco, è la ragazza che mi ha fatto scoprire il matitone 28, quello color burro di Kiko, tanto per darvi un'idea, e si è sposata e mi ha mandato le foto, mi ha mandato alcune foto del suo matrimonio e non sapete che piacere mi ha fatto ricevere quelle foto. Quindi intanto congratulazioni a Eleonora, bellissime le foto, appena ho 2 minuti rispondo anche alla tua mail, volevo farlo con calma. E intanto ti ringrazio pubblicamente qua per avermi reso partecipe di questo giorno così importante, mi ha fatto veramente piacere ed è una di quelle cose che veramente ti fa dire wow, bellissimo. Veniamo quindi al decimo wow, lo wow di Gregoria, sono i carry-on. Questo mese ha scoperto il potere calmante dei carry-on, lui ne ha 2 in questo momento, uno è questo cubotto di Kiko che proietta anche le luci sulla parete, che usiamo nella zona fasciatoio, quindi quando lo cambiamo dopo il bagnetto, in quei momenti un po' proprio di relax assoluto, che gli piace moltissimo. Tra l'altro c'è il suono di una rana che lo manda in brodo di giuggiole. E l'altro invece che ha attaccato alla carrozzina, che quindi non vi posso mostrare, è la stellina di Chicco, e quella la usiamo invece quando è il momento di dormire, quindi subito prima di addormentarsi, 2, 3, 4, 5, 10.000 giri di stellina per conciliare il sonno. I suoi wow di questo mese. Bene, questi erano tutto, questo è tutto per le 10 cose che mi hanno fatto dire wow nel mese di giugno. Ora corro a leggere e guardare tutti gli wow della tribù. Mi aspetto di leggere qua sotto tra i commenti i vostri 10 wow del mese. Con questo video ci vediamo il mese prossimo qui sul canale prestissimo con un nuovo video. Un bacione!